L'emozione del gol immagino ci sia, però insomma una partita raddrizzata all'ultimo, grazie alla tua rete, ma non disputata sui livelli che penso anche voi stessi vi aspettavate. Innanzitutto sono molto contento, sono il primo gol tra i professionisti, dispiace un po' per il risultato, però penso che da parte di tutti i compagni ci sia sempre l'attitudine giusta nel lottare, poi i gesti tecnici, la tattica, quella la lasciamo al mister, noi dobbiamo andare in campo e dare il massimo e penso che nel secondo tempo, a parte qualche sbavatura, abbiamo fatto una buona gara anche dal punto di vista di impegno, che quella è la cosa più importante. Poi gli errori ci stanno e si possono commettere. Non ricordo poi che abbiamo sofferto tanto, a parte un'occasione dove c'era un fallo su Russini evidente, abbiamo preso una ripartenza, abbiamo rischiato gol, loro non hanno tirato in porta oggi. È stata una partita equilibrata, non bellissima dal punto di vista tecnico perché il campo è quello che è, però penso che tutti i compagni siano usciti dal campo avendo dato il massimo. Senti, dopo il gol però preso, un po' l'impressione è quella che invece che dire c'è tanto tempo, la possiamo raddrizzare, voi un po' cominciate ad aver paura, un po' il timore, sbagliate il passaggio, no? Ovviamente prendere gol non è mai semplice, sicuramente abbiamo dei limiti perché la posizione in classifica è quella che è, e non siamo primi, quindi dei limiti li abbiamo e prendere gol forse in questo momento non ci aiuta. Quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista perché non prendere gol dà grande fiducia, ti fa rischiare qualche giocata in più e dobbiamo lavorare, questa è l'unica strada. Patroni in settimana è venuto a trovarvi, ha detto io credo che voi possiate fare come Palermo l'anno scorso, che di questi tempi non se la passava bene, sì. Poi ha vinto il campionato ai playoff, insomma ci credete, nonostante questi risultati fatichino ad arrivare a questo famoso filotto di vittorie, prima o poi bisogna cominciare a farlo per risalire. Guarda, hai detto una cosa giusta, l'anno scorso il Padova era secondo a questo punto se non sbaglio, il Palermo sì era in queste zone qua, basta trovare un po' di equilibrio, di qualche vittoria con anche un pizzico di fortuna, sì, il campionato è cortissimo ed è equilibrato come lo dimostrano i risultati, quindi noi ci crediamo, il lavoro c'è, l'attitudine giusta da parte della scuola c'è, quindi questa è la strada. Cosa manca secondo te? Io faccio il giocatore, faccio l'allenatore, quindi do il massimo rispetto a quello che dice e fa il mister, quindi in questo momento anche un po' di fortuna ci potrebbe aiutare, fare qualche gol in più, prenderne qualcuno meno sicuramente, e questo. Se vi guardate negli occhi in spogliatoio tra voi compagni, insomma, cosa vedi negli occhi degli altri che magari manca o magari qualcosa in più che potreste fare? In questo momento non te lo so dire, cioè vedo una squadra motivata anche da come lavoriamo in settimana, che questo alla fine è l'importante, vedo una squadra che ci crede, ha cattiveria nel lavorare, si incazza in settimana con qualcuno che non tira dritto insieme alla squadra, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Senti, prima volta ai professionisti l'avevi anche sfiorato in altre occasioni, in altre partite, e oggi è arrivato. È arrivato, non me ne ero neanche accorto che avevo preso una botta dal portiere, però sono contento di aver dato una mano alla squadra, perché è un punto importante, siamo posizionati dentro i playoff, domenica andiamo a fare una battaglia a Novara e ce la giocheremo con tutte, se lo spirito è questo, per le altre sarà dura. Come hai detto, una botta dal portiere, in che senso? Che non è venuto addosso? Sì, mi è venuto addosso, non ho capito granché, ho visto Russini esultare, ho detto ok, è buttata dentro. Hai una dedica? No, la dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza che è sempre con me, e questo. Insomma dai, dopo una prima parte di campionato in panchina, zero presenze doveri, arrivi, giochi titolare e anche segni, dai, almeno. No, mi serviva questo, certamente potremmo fare meglio dal punto di vista dei risultati, che aiuta tutti quanti anche a mettersi in mostra per riportare il Padova in alto, quindi ci siamo, dai, la strada è quella. Per l'atteggiamento che abbiamo dimostrato in queste due partite, secondo me piano piano arriveranno i risultati. Come hai detto prima, che magari qualcuno non tira dritto, nel senso magari che in quel momento sbaglia la giocata? No, la giocata, il gesto tecnico possono sbagliarlo tutti, poi l'atteggiamento che non può mai mancare, e tutti i compagni si allenano sempre al massimo, poi ogni tanto capita che qualcuno non ci sia con la testa, però è una squadra sana che tira dritto,
di bravi ragazzi, non si può dire nulla, lavoriamo con la giusta mentalità e questo è importante. E quindi tutto, sguardo tutto a Novara. Adesso sì, è una partita importante, uno scontro diretto. Speriamo bene, lavoreremo al massimo per arrivare là e fare le cose fatte bene. Grazie.